Torniamo di nuovo in diretta dopo aver concluso i podi della classe shifter per questo che è l'appuntamento, il quintultimo appuntamento di giornata, poi a seguire l'easy training, poi le ultime tre finali con la Jack Drive Master Easy Kart 60 finale A, tanto la finale B in questo momento in atto della Easy Kart 60. Vediamo, c'è un po' di rabbia per quanto riguarda il contatto avvenuto nel due giri fa ormai, intanto Florian Sauter al comando con Davide Iuri in seconda posizione, terzo posto per Leonardo Savucci. Pronto? Ok, 59. Vai, ciao. Tanto comunicazione di servizio per il numero 59, il numero 45 della classe categoria shifter desiderati dagli sportivi, ripeto, per il numero 59-45 della classe shifter desiderati immediatamente dagli sportivi, grazie. Tanto regime di bandiere gialle nel l'ingresso all'ultima chicane del terzo, del secondo settore. Pronto? Sì. Sì. Solo i meccanici, eh? Dove li vuoi? Parco chiuso, ciao. Allora, comunicazione di servizio con la massima urgenza, sono attesi in parco chiuso i meccanici dei piloti Marco Pagani, Luca Collini, Luca Guerini, e Andrea Montagnani e Matteo Giardino. Ripeto, i meccanici dei piloti sottoindicati della categoria shifter Marco Pagani, Luca Collini, Luca Guerini, Andrea Montagnani e Matteo Giardino, ripeto, i meccanici sono attesi in parco chiuso, grazie. Torniamo invece alla gara, naturalmente in questo momento torniamo alla gara, dicevamo, con Sauter al comando, tabella numero 51, seguito dal 137 Alberto Fioretti che guadagna la posizione, la seconda posizione danni di Giulio De Amicis che procede in terza, Leonardo Savucci è quarto, anche lui con un buon ritmo di gara, praticamente incollato, pronto a guadagnarsi le posizioni di podio, ma attenzione, alle sue spalle Leonardo Savucci, troviamo Michael Munari con il quinto posto e poi Filippo Monti tra i possibili upsider per quanto riguarda il podio di giornata in sesta posizione di questa finale B. Siamo al settimo passaggio dei 13 in programma, naturalmente vengono incitati ad imprimere maggior ritmo, incitati dai propri team e dai propri staff a bordo tracciato, mentre ricordo i meccanici di Marco Pagani, Luca Collini, Luca Guerrini, Andrea Montagnani e Matteo Giardino attesi in parco chiuso, grazie. Torniamo invece, dicevamo, alla gara di questa Easy 60 gruppo B con Florence Sauter al comando, Fioretti secondo, De Amici, Savucci, Munari, Monti, questi piloti che si vanno a giocare le prime 5 posizioni, poi il resto della pattuglia leggermente più distaccata, partendo dal settimo posto di Luca Scagnetti, dall'ottavo di Francesco Testardi, dal nono di Davide Colocci, decimo posto per Andrea Bodelli. Intanto il contatto sotto la nostra postazione, hanno la peggio, il 137, il numero 21, contatto, peccato, vanifica tutto Alberto Fioretti come Leonardo Savucci, un altro erroraccio per Leonardo Savucci che abbandona il suo kart quando era in prossimità del quarto posto, ma in piena lotta per andare a guadagnarsi il meritato podio di giornata, peccato per lui, tutto da rifare, ma ormai non c'è più storia, siamo all'ottavo passaggio
Siamo ormai vicini al termine di gara, il contatto per la conquista del gradino più alto del podio è costato amaro, amarissimo a Leonardo Savucci, come è costato amaro anche ad Alberto Fioretti. Andiamo subito a seguire intanto la situazione per Michael Munari, che passa così al comando con il suo carter numero 85, con Filippo Monti che retrocede in seconda, va in seconda posizione con Florence Sauter che anche lui esce scotto e acciaccato da questo duello dalla prima posizione in terza piazza provvisoria. Intanto andiamo subito a seguire il quarto posto per Scagnetti, Testardi e quinto. Queste le prime cinque posizioni provvisorie, questa è la nuova situazione, la nuova conformazione quando ormai manca veramente poco allo scadere naturalmente del verdetto che verrà dato dal tracciato di gara, occhi puntati quindi verso la parte centrale, il terzo settore l'ultimo a portare in questo momento in uscita da Michael Munari, seguito da Filippo Monti in seconda posizione, Monti che cerca di insidiare e poi c'è un bel duello, terzo, quarto e quinto posto tra Sauter, Scagnetti e Testardi, con la sesta piazza per il numero 222 Davide Calocci che rimane comunque in piena attività per la conquista del titolo. Il resto delle posizioni più attardati naturalmente nella loro rimonta, dalla settima posizione Giulio De Amicis, ma non c'è più storia, salvo ulteriori colpi di scena. Intanto andiamo ad affrontare il terzo settore con il tentativo di attacco, il tentativo di attacco, vediamo un po' la prima posizione che probabilmente andrà non variando, stavo per dire variando ma non varia, Michael Munari, last lap, l'ultimo giro inizia per lui con Filippo Monti che tenta di nuovo l'inserimento del suo carter numero 195 in seconda posizione, traiettoria esterna per lui, poi l'incrocio per andare ad affrontare la parte centrale mentre la lotta rimane attivissima con Davide Colocci che si riporta sotto per il tentativo di conquista del quinto posto ai danni di Francesco Testardi, il primo dei piloti che potrebbe essere inglobato, e intanto la prima posizione di nuovo la staccata furibonda che non va però a buon fine per Filippo Monti che rimane in seconda posizione, poi l'ingresso al terzo ed ultimo settore, lo andiamo a seguire in questo momento con Monti e la doppia chicane destra sinistra e giù nella lunga curva, ma è Michael Munari a vincere, Munari secondo Monti, questa è la situazione. Poi il terzo posto lo andiamo subito a seguire con Sauter, Scagnetti quarto e Testardi va alla conquista del quinto gradino del podio. Vai, vai te. Ok.